L'autunno 2012 ha visto il gruppo Astrofili Savonesi fortemente impegnato nell'organizzazione della mostra Al di là della Luna. Questo numero di Occhi al Cielo costituisce un numero speciale della nostra rubrica trimestrale, è infatti quasi interamente dedicato a illustrare i vari momenti in cui l'evento si è articolato. Al di là della Luna rappresenta la naturale prosecuzione degli incontri a tema astronomico organizzati dagli Astrofili Savonesi nel 2009 in occasione dell'Anno Internazionale dell'Astronomia e nel 2010 per celebrare i 20 anni di attività del telescopio orbitante Hubble. La mostra ha visto un ampio numero di visitatori, oltre 1000 nei 3 giorni di apertura. Adulti appassionati di astronomia e intere famiglie hanno assistito alla proiezione del docu-fantasy Al di là della Luna e dei quaderni di astronomia e hanno visitato il planetario. Ma rivisitiamo con voi alcuni momenti della mostra. Il giorno 19 ottobre 2012 ha aperto i battenti la mostra Al di là della Luna, organizzata dal gruppo Astrofili Savonesi nella palazzina Lagorio del campus universitario savonese. All'evento hanno partecipato numerosi visitatori, più di 1000 nei 3 giorni di apertura. Tema della mostra di quest'anno è stato il sistema solare sotto il profilo non solo puramente astronomico, ma anche delle missioni che hanno permesso all'uomo di visitare i pianeti a noi vicini. Tra le varie proposte, una sezione interamente dedicata a presentare i modelli dei mezzi e delle sonde robotizzate che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale. Il sistema solare è stato il leitmotiv del docu-fantasy interamente realizzato dal gruppo. La tecnica impiegata dagli autori è basata su uno stile di divulgazione moderno, visivamente accattivante, ispirato ad analoghi modelli americani. Gli spettatori hanno potuto assistere a un viaggio simulato nella navicella Eclipse. Il tempo è un aspetto cruciale per i viaggi interplanetari. Il tempo scorre? Si può tornare nel passato o conoscere il futuro? Per cercare risposte a tali quesiti, il tempo e le tecniche per la sua misura sono state argomento di un'altra sezione della mostra. All'esterno, grazie a un telescopio solare LUNT, molti visitatori si sono messi in coda per osservare le protuberanze del nostro Sole. Novità di questa edizione sono stati i quaderni di astronomia, interamente dedicati al pubblico più giovane. Alcuni grandi temi dell'astronomia, come l'origine dell'universo, la nascita e la morte delle stelle, sono stati proposti utilizzando un linguaggio semplice, in un contesto accattivante, ideale per i più piccoli, ma valido per tutte le fasce d'età. E in dubbio fascino gioca il planetario portatile ZEISS, che ha permesso ai partecipanti di vivere l'emozione di una perfetta visione della volta stellata, ormai difficilmente apprezzabile dalle nostre città. In circa mezz'ora gli spettatori hanno potuto riconoscere le principali costellazioni delle 4 stagioni dell'anno e hanno potuto viaggiare dal polo nord all'equatore per osservare come il cielo cambia al variare del punto da cui lo si osserva. Ospite d'onore l'astronomo Rino Bandiera, astronomo associato dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che nel pomeriggio di domenica ha tenuto una conferenza dal titolo «Il concetto del tempo dalle teorie di Einstein al senso comune». I temi trattati hanno spaziato dalla relatività alla meccanica quantistica, dai viaggi nel tempo alle singolarità e ai paradossi che emergono dalla teoria di Einstein. Vediamo ora cosa ci offre il cielo autunnale di quest'anno. Le sere purtroppo sono povere di pianeti. Se si eccettua il ritorno di Giove, ben piazzato in prossimità di Aldebaran, la stella più brillante del Toro. Il pianeta gigante sorge in prima serata e via via anticipa fino a diventare visibile per tutta la notte.
Il 2 di dicembre è in opposizione, splende di magnitudine meno 2.8 e offre al telescopio un disco di quasi 50 secondi, sempre ricco di mutevoli fenomeni atmosferici. Marte è difficilmente osservabile in quanto tramonta sempre nel crepuscolo. Saturno esce dalla congiunzione con il Sole il 24 ottobre e solo in dicembre torna visibile in prossimità di Spica. Tuttavia, per poterlo ammirare in maniera confortevole, dovremo attendere la fine dell'anno, quando alle 5 del mattino sarà a un'altezza di circa 18 gradi sull'orizzonte in direzione sud-est. Va sottolineato come in questo periodo solo il cielo prima dell'alba ci offre le cose più interessanti. Il cielo del mattino è infatti ancora dominato da Venere, che solo a fine anno comincia a immergersi nei bagliori del Sole. In novembre e in parte in dicembre possiamo ancora ammirare Venere ben alto in cielo. Non dobbiamo poi perderci, a cavallo tra novembre e dicembre, un bel trio di danza dei pianeti, che vede Venere protagonista. Il 27 novembre Venere passa a mezzo grado da Saturno, poi si avvicina al piccolo Mercurio, del quale avremo la migliore opportunità osservativa dell'anno. Mercurio è alla massima elongazione il 5 dicembre e nello stesso periodo lo possiamo ammirare 6 gradi in basso a sinistra di Venere, in una rara quasi congiunzione. Per quanto riguarda la Luna, i periodi di visibilità del cielo stellato in assenza di disturbo si collocano intorno ai periodi di Luna Nuova, nelle date del 13 novembre, 13 dicembre e 11 gennaio 2013. Infine, una notizia per tutti gli appassionati di comete. Con dicembre comincia, infatti, un periodo di grande interesse per chi intenda provare a osservare questi affascinanti corpi celesti. In attesa dei fuochi d'artificio previsti per l'anno prossimo, a dicembre avremo la possibilità di scorgere la cometa Linear in posizione circumpolare tra le stelle dell'Orsa Maggiore. Secondo le ultime stime, l'oggetto, che passerà a meno di 50 milioni di chilometri dalla Terra, potrebbe raggiungere la visibilità a occhio nudo. Questo è tutto per ora. Arrivederci a gennaio per una nuova puntata di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni. Cube, terminare registrazione.